disordinati di tutto il mondo, uniamoci qui in ordine sparpagliato. Lo sappiamo bene da che mondo è mondo la questione di ordine e disordine è uno dei punti cardine su cui si scontrano tutte le famiglie dall'infanzia all'età adulta. Di fatto la verità è che ci sono persone che trovano enorme conforto personale, interiore, anche profondo, nell'ordine, nel mettere a posto, e ci sono delle persone che invece sentono l'attività del riordinare come un peso enorme che gli schiaccia, che è totalmente inutile e che finisce per renderli schiavi rispetto a un modo più rilassato, sereno, personale, di vivere le cose, di vivere gli spazi, di vivere i propri oggetti, di lasciare anche un pochino un'impronta della propria personalità all'interno della propria abitazione, per esempio. Allora, chi è che ha ragione, gli ordinati o i disordinati? Spesso si attribuisce addirittura una sorta di superiorità morale all'ordine, come se essere assolutamente rigorosi, quasi puntigliosi nel mantenere una casa, un'abitazione, un luogo assolutamente ordinato fossero segni di una superiorità anche morale. D'altra parte, gli studi più recenti ci mostrano che, al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare, sono proprio i disordinati i più creativi, le menti in qualche modo più brillanti, quelli che sono capaci di pensare al di là degli schemi. E allora che cosa succede? Allora succede l'unica cosa che non è veramente utile a nessuno, ovvero una sorta di braccio di ferro tra gli ordinati e i disordinati. La soluzione migliore sta nel mezzo, ovvero bene o male nel buon senso. Ma questo che cosa vuol dire nella pratica? Nella pratica può voler dire, per esempio, che non tutte le stanze della casa necessariamente devono seguire la stessa regola. Delle stanze che sono private, personali, che possono seguire le preferenze di ciascuno e quindi stanze estremamente ordinate e anche stanze estremamente disordinate. E in questo modo ciascuno potrà sentire rispettato il proprio stile, il proprio sentire, senza sentirsi prevaricato dall'altro, ma allo stesso tempo senza prevaricare l'altro. Perché in realtà non c'è il modo migliore, ci sono aspetti positivi e negativi in entrambi gli stili. È evidente che il problema reale si pone negli eccessi, ovvero nell'incapacità di alcune persone di non mettere in ordine, appena accade qualcosa, tutto si deve interrompere, raggelare, perché bisogna immediatamente, caschi il mondo, bisogna subito andare a metterlo a posto, altrimenti ci si sente proprio male. E al contempo ci possono essere delle situazioni in cui c'è un caos talmente enorme che non si trovano più le cose, che si sfiora veramente il limite di un'accettabilità di igiene e diventa veramente un disastro improponibile. Bisogna dribblare tra i giocattoli, tra i libri, tra gli oggetti, tra i vestiti, no? Ci possono essere montagne di vestiti in giro. È evidente che gli eccessi segnalano comunque un qualche tipo di problema. La mia proposta per voi è proprio questa, di abbandonare qualunque discussione di principio su quale sia la versione moralmente più accettabile e piuttosto di trovare delle modalità che possano rispettare gli stili di entrambi. Questo implica ricordarsi che non c'è un solo modo per fare bene le cose, ma che ce ne sono molti ed è necessario che tutti si impegnino per trovarne di nuovi laddove quelli che vi sono venuti in mente non sono sufficienti a creare un cambiamento che consenta un buon equilibrio all'interno del nucleo familiare. Innanzitutto un piccolo trucchetto semantico: smettiamo di fare la cernita, di mettere a posto, e cominciamo a fare decluttering, come dicono le youtuber che seguono tanto le giovanissime. Sapete che periodicamente prendono il loro guardaroba, il loro arsenale di trucchi e parrucchi e fanno veramente una cernita e un riordino radicale. Lo chiamano cernita? Lo chiamano riordino? No, perché questo lo farebbe sembrare troppo pesante. Allora, la versione un po' più chic, un pochino più accettabile anche per i giovanissimi, è fare
decluttering, che è esattamente la stessa cosa, ma in qualche modo dà la sensazione di fare qualcosa di un pochino più elegante e forse anche di un po' meno pesante, di un po' più divertente. Evitiamo però di fare i salmoni, ovvero di andare controcorrente a tutti i costi. Non possiamo aspettarci che persone, soprattutto stiamo parlando di adulti, perché con i bambini il ragionamento è un pochino diverso, ma non possiamo pensare che persone adulte fondamentalmente tendenti al disordine diventino all'improvviso rigorosi e ordinati e viceversa. Questo significa allora che è una battaglia persa? Abbiamo appena detto che non lo è. Significa solamente che forse il principio ordinatore di entrambi gli stili può essere differente e allora dobbiamo trovare una chiave di lettura che dia un valore aggiunto all'ordine e al disordine rispetto a quello che viene spontaneo nello stile di ciascuno. Per fare questo ci sono diversi trucchi. La prossima volta parleremo proprio di questo anche con l'ausilio di un piccolo consiglio di lettura. Nel frattempo, nell'ordine disordinato e nel disordine ordinato della vita, vi auguro buona giornata, buon proseguimento e ci rivediamo la prossima volta alla stessa ora.